Salve a tutti i Dendavi e bentornati in Mega Man X3. Siamo alla sesta parte, mi sembra. Nello scorso episodio abbiamo finito di fare i Maverick. Purtroppo nello scorso episodio, anzi, tra lo scorso episodio e questo episodio, ho fatto alcune ricerche e ho scoperto una cosa molto brutta. Questo gioco non salva i livelli finali. Non conta se li facciamo o se uso un generatore di password, questo gioco non salva i livelli finali. Infatti, questo è il primo livello finale che io avevo provato a fare nella scorsa puntata, avevo fallito miseramente e tra l'altro avevo dimenticato alcune cose, quindi lo rifarò. Cioè, ho dimenticato principalmente una cosa. Però questo livello io lo dovrò rifare ogni volta che riaccenderò il gioco. Visto che non credo di riuscire a finire il gioco in questa puntata, credo che lo dovrò rifare almeno una volta. Ora, questa non è una cosa che vi dovrebbe dare troppo fastidio, perché si spera che io riesca, cioè dovrei farlo off camera, non dovrei registrare me che rifaccio questo livello per la seconda volta. Però è un problema, anche perché io ogni volta che faccio questo livello devo riraccogliere l'upgrade segreto, l'armatura dorata, che è quello che non avevo preso nello scorso episodio, nonostante fosse in questo livello. Quindi rifacciamolo. Tanto non è un grosso problema. Cioè, ok, lo è, però io oramai non sono un giocatore inesperto. Soprattutto perché è già tipo la terza volta che faccio sto livello. Quindi oramai lo conosco. Allora, perché sto usando il Frost Shield? Perché ha a che fare con l'armatura dorata. L'armatura dorata noi la possiamo ottenere solo se abbiamo la barra di vita piena e il Frost Shield garantisce che noi otterremo dell'energia sconfiggendo i nemici. Questa sezione oramai ho imparato a farla. Forse mi farebbe comodo però qualcosa di un po' più utile. Vabbè, tanto sta lì. La Seed Burst non è utile però. Piccolo problema, quindi che lo uso a fare? Torniamo piuttosto al Frost Shield e ricarichiamocelo. Perfetto. Allora, questo boss l'abbiamo già visto. Ancora non ho idea se abbia effettivamente una debolezza, ma tanto non è difficile, quindi X Blaster e spammiamo. Anzi, forse è meglio caricare. Comunque è conveniente che questo boss sembra proprio fatto apposta per colpirci ed è non troppo prima del chip dorato. Vabbè, ripeto, qui non dice niente di importante. Ci dice che il laboratorio qui avanti è invaso da macchine da guerra. Niente che non sappiamo già, mettiamola così. Allora, però Frost Shield mi serve perché, ripeto, energia mi serve. Supporrò che questi nemici per qualche ragione funzionino in modo diverso dagli altri, perché in teoria il Frost Shield, vedete, è proprio fatto apposta per darci sempre. Sì, bel nemico. Fatto molto bene. Vorrei proprio sapere chi è che ha pensato che questo nemico fosse una buona idea. Dunque, noi scendiamo giù ed ecco qua. Il chip dorato.
Entra in questa capsula, questo chip migliorerà tutte le due parti e la situazione sarà migliorata. Buona fortuna X, questo è quello che dice. Ed ecco qua, guadagniamo questo bellissimo colore dorato. E adesso ecco una lista di quello che possiamo fare. Dunque, credo che ci sia un modo per caricare da solo le armi o qualcosa di simile. Credo che rigeneri la vita quando stiamo fermi. Di sicuro ci permette di fare un doppio salto, un doppio scatto aereo, anzi, quindi 1, 2, che potete immaginarvi l'utilità. E ci permette di ricevere molto danno in meno. E credo a questo punto che migliori pure la potenza dei colpi. Cioè avrebbe senso come cosa. Quei nemici prima non ero in grado di sconfiggerli così rapidamente. Diminuisce inoltre il danno preso del 75% normalmente e del 90% quando ho lo scudo attivo. Allora, questo boss l'ultima volta non era andato bene per niente. Vediamo di farlo finire bene. Cos'è sta cosa? Ah, credo che fosse questa la cosa che ci carica da soli i colpi. Ecco, sì, avrebbe senso. Vabbè, è una cosa che c'è. Non so quanto sia utile, però piuttosto, passiamo alle armi effettivamente utili contro questo boss. Non il lag, ma la Tornado Pang, che come vedete distrugge sempre sto fischio che c'è quando attiva lo scudo. Allora, ecco quindi il pattern che ha. Noi dobbiamo scendere giù quando arriva sopra, perché quando arriva sopra lui lancia la mano. Mi sa però che l'ho sparata nella direzione sbagliata. Vedete, perché la mano ha il piccolissimo problema che blocca i colpi. Non capisco come, visto che la Tornado Fang è proprio l'arma che distrugge per eccellenza. Ecco qua, questa è una buona opportunità. Perfetto. Prima che ci attirasse a sé, distruggendoci, siamo riusciti a colpirlo. Allora, questo boss, come credo di aver già detto, noi lo affrontiamo solo se abbiamo sconfitto sia Bit che Byte nei livelli normali, anzi. Non è il boss che ci dà la spada di Zero, perché quello è quello che sto per affrontare adesso. Dunque, questo livello, per quanto ho capito, dovrebbe essere diverso se noi lo facciamo senza aver fatto Vile o se l'abbiamo fatto Vile. Però è una cosa che non ho ancora capito bene. Devo controllare. Mi sembra di ricordare che i nemici sono diversi, che i nemici sono più potenti se abbiamo sconfitto Vile. Allora, vediamo di non morire. Bene. Perché questi nemici vengono utilizzati?
Sono probabilmente la cosa peggiore che ci sia in questo gioco, quei nemici. Non solo sono brutti da vedere, però sparano tanto e danno fastidio. E hanno tanta vita, tra l'altro. Ora da dove è uscito fuori quel colpo? Credo che ci sia un piccolo problema con quel nemico. Oh, io non capisco se è buggato quel nemico. Per qualche ragione non. Cioè era invincibile di frame perenne. Scendiamo giù e usiamo una light armor, che è meglio. Tra l'altro, a proposito di light armor, mi sono scordato di dire che quella che abbiamo preso, l'ultima che abbiamo preso, mi sembra fosse la Kangaroo Armor, è come quella di X2. Praticamente uguale. Allora, credo che la raid armor che si aspettano che venga usata è quella, la Frog Armor, ma io non utilizzerò mai più quella macchina diabolica. Quindi andiamo avanti. Piuttosto, Zero. Questo dovrebbe essere il boss che Zero è in grado di fare. Sì, questo coso. Tra l'altro, Zero non aveva più vita. Sì, è successa sta cosa. Molto umiliante per Zero, onestamente. Lui adesso è danneggiato. X torna. Cos'era quell'esplosione? Zero, stai bene? Mi dispiace X, ho fallito. Sembra che il mio generatore di potere sia danneggiato. Cercherò di tornare al laboratorio di Dr. Kane per ripararmi. Non puoi sapere cosa ti aspetta X. Ti conviene prendere la mia spada laser con te. È una spada laser, statece. Schiaccioli tutti, X. Sei la nostra ultima speranza. Pure la citazione a Star Wars, seriamente. Ma questo vuol dire che noi adesso abbiamo la spada laser di Zero, che lancia un proiettile adesso. E quel proiettile fa un danno assurdo, giusto perché voi lo sappiate. Cioè, ripeto. Distruggere tipo il boss finale in due colpi. E ovviamente faccio rimuovere subito dopo che l'ho presa. Ah sì, e da questo punto in poi non possiamo più usare Zero. A meno che la spada non è. Ok, la spada è mantenuta. Ecco, e ci fa molto comodo contro sti maledetti. Perché noi ci avviciniamo a loro, ci mettiamo dentro alla zona dove non ci possono più colpire e diciamo che ricevono una bellissima sorpresa. Come potete vedere, quella sorpresa è una spadata laser in faccia. Sì, noi possiamo ancora essere danneggiati da loro, ma è molto più difficile. Vabbè, volete che usi la Frog Armor? Userò la Frog Armor. Che ripeto, è un congegno diabolico
creato da una mente malvagia, probabilmente tipo, non lo so, Whitey, Sigma, probabilmente l'ha creata Sigma proprio per intralciarci. Vedete che non era una buona idea usarla? Fa schifo sta armatura, non è proprio in grado di essere controllata. Allora, io adesso che devo usare contro sti nemici? Vediamo, usiamo una bella hypercharge, va. Oh. Ecco qua, ora si ragiona. Sì, torniamo al Buster. No, via, 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 via. Come ha fatto a colpirmi da lì? Ok, usiamo un'armatura seria stavolta. Che, lo so, non mi serve a niente sott'acqua, ma come minimo non è una trappola mortale fatta apposta per distruggermi. Piuttosto Frost Shield, perché voglio grindare un pochettino. E ovviamente anche questi nemici sono più buoni. E ovviamente quel guscio proprio nel posto peggiore si doveva mettere. Ok, carichiamoci. Non so se quel boss c'è ancora. Sì, c'è ancora, però. Tanto si è visto quanto è pericoloso. Ecco qua, visto? One shot. Magari un po' di vita sarebbe stata cortese darmela. Soprattutto con queste bestie subito dopo. Piuttosto Frost Shield, che ripeto devo ottenere un po' più di vita e poi non perderla subito dopo. Beh, certo, me lo posso aspettare questo nemico. Andiamo avanti, meno male che sono solo i tre livelli finali. Ho già capito che qui ci avviciniamo molto pericolosamente a Ouroboros di Mega X Advent, senza le spine però, con i nemici fastidiosi. Ouroboros di Mega X Advent è uno dei livelli finali, è un livello solo, però è uno dei livelli finali peggiori che io abbia mai giocato in tutta, tra tutti i giochi di Mega Man e cloni vari. Veramente. No! No, questo non lo accetto. Questo non lo accetto, veramente. Vabbè, stacco. Ok, sono tornato, ho appena sconfitto Moschitus, non mi ricordo come si chiama, e adesso devo continuare ad attraversare la landa dei nemici infami. Fuori dalla mia vista. Forse me la sarei dovuto tenere la spada.
non scattiamo, non facciamo cose avventate, perché l'ultima volta che l'ho fatto abbiamo visto cosa è successo. Magari sconfiggiamo qualche nemico. Piano, con calma, non vogliamo che lo scatto si attivi per sbaglio, uccidendoci. Ah sì, quella cosa che stavo dicendo, che l'armatura rigenera punti vita, se ci fate caso, la barra di vita dovrebbe salire. Se io sto fermo. E non attacco. O forse pure se attacco. Vedete? Ha rigenerato un paio di punti vita. E adesso noi possiamo stare qui fermi ad aspettare un pochettino prima di entrare nella stanza del boss. Magari avvicinarci, perché conoscendo sto gioco probabilmente quella maga è in grado di schiacciarci contro il soffitto. Ancora un pochettino. Ho due vite, quindi non è un grosso problema, però preferisco entrare preparato. Ok, direi che ci siamo. Notate come il colore quando sta caricando rimane lo stesso dell'armatura normale. Cosa abbiamo qui? Ah, questo era il boss che dicevo prima. Il boss che sembra visto frontalmente. Allora, per farvi capire quanto è OP la spada di Zero, ci avete fatto caso al danno assurdo che ha fatto? Ebbene, io sì, è stato praticamente abbastanza da distruggerlo in due colpi. Perfetto. Ora salvo anche se è inutile, perché tanto la spada laser non viene conservata, l'armatura dorata me la devo andare a riprendere, quindi è inutile salvare, però il prossimo livello dovrebbe essere quello finale. Quindi la prossima puntata probabilmente sarà l'ultima. Per questo video nel frattempo è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto. E noi ci rivedremo nel prossimo episodio di Mega Man X3. Ciao a tutti!